Qual è il segreto per acquisire la proprietà di espressione nel discorso, parlando in modo chiaro ed elegante, adatto e coerente alla materia in discussione? Ce lo dice un esperto in materia, Cicerone, nel terzo libro del De Oratore. Omnis loquendi elegantia, la costante proprietà, omnis elegantia, loquendi del parlare, quindi di espressione, augetur si accresce, oratores et poetas legendo. Con il leggere, dunque leggendo, oratores et poetas, oratori e poeti. Leggendo è l'ablativo del gerundio con funzione strumentale, con il leggere, quindi leggendo. Questo ablativo regge due complementi, oggetto, oratores et poetas. Cicerone avrebbe potuto usare il gerundivo? In questo caso, sì. Egli avrebbe potuto dire, e infatti è così che si legge nel De Oratore, omnis loquendi elegantia, la costante proprietà di espressione, augetur si accresce oratoribus et poetis legendis. Legendis è l'ablativo del gerundivo concordato con oratoribus e poetis. Per adattare il costrutto latino all'uso italiano bisogna effettuare anche qui gli stessi passaggi che abbiamo visto con il genitivo e l'accusativo del gerundivo. Traduciamo innanzitutto alla lettera, con un ablativo strumentale, con gli oratori e i poeti da leggere. Trasformiamo l'infinito da leggere, in questo caso, in un gerundio semplice, leggendo. I complementi indiretti oratoribus e poetis, in caso ablativo, diventano il complemento oggetto. Tradurremo quindi la costante proprietà di espressione si accresce, aumenta, leggendo gli oratori e i poeti.